Buongiorno carissimi, leggiamo insieme da Esodo capitolo 20, versetto 15. Non rubare. E ancora Efesini capitolo 4, versetto 28. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Ottavo comandamento, non rubare. Il divieto di rubare è generalmente accettato, ma nella vita corrente abbiamo spesso l'impressione che ciò che è considerato grave non sia tanto rubare quanto farsi beccare. Chi ruba manca di rispetto verso i suoi simili e le loro cose e pecca contro Dio. La portata morale di questo comandamento della legge per noi credenti va ben oltre. Si può rubare in diversi modi. Noi derubiamo Dio con la nostra ingratitudine e lo spreco dei doni che ci accorda, a partire dalla nostra esistenza, la nostra salute, le nostre capacità fisiche e intellettive, il tempo della vita sulla terra in cui ognuno dovrebbe valorizzare ciò che Dio gli ha donato. Derubiamo il nostro congiunto e i nostri figli se sprechiamo le nostre risorse e il nostro tempo per acquisti inutili o per attività futili, invece di dedicarli a loro. Derubiamo il nostro titolare se non rispettiamo gli orari concordati o se utilizziamo per fini personali e di nascosto i servizi dell'azienda. Derubiamo i nostri dipendenti se il loro lavoro non è adeguatamente retribuito o se non garantiamo loro condizioni di vita decenti. Rubiamo quando sperperiamo il nostro denaro mentre altri mancano del necessario per la loro sopravvivenza. L'insegnamento della parola di Dio include e supera il divieto di rubare. Ci invita a lavorare per poter dare anche a chi ha meno di noi. Che il Signore ci benedica.